Non voglio parlare di indagini. Io voglio solo la verità. Sonita, l'altra mia figlia, ha un ritardo cognitivo, ma quello che vede e sente me lo dice sempre. E così è stato anche dopo la caduta di Asib, e mi ha sconvolto. Parliamo invece delle ferite sul viso di mio figlio, tutto intorno all'occhio, sugli zigomi. Asib aveva tutti gli ossicini, anche i più piccoli frantumati. Il chirurgo glieli ha dovuti ricostruire. Come se qualcuno gli avesse dato una sfilza di pugni in faccia. Aspetto fiduciosa l'esito delle indagini. Verrà fatta una perizia medico-legale. Fatima, 52 anni, madre di Asib Omerovic, 36 anni, vuole sapere cosa è successo a suo figlio, nato sordo e caduto dal balcone della sua camera da letto nel quartiere Prima Valle di Roma il 25 luglio. L'uomo è ancora ricoverato all'ospedale Gemelli. Le sue condizioni rimangono gravi. Si è risvegliato dal coma dopo 50 giorni e sembra aver riconosciuto la sua famiglia dallo sguardo. È stordito, spaventato e terrorizzato, ma potrebbe presto essere in grado di raccontare agli investigatori qualcosa di più su quanto gli è accaduto. La sorella di Asib, Sonita, anch'essa disabile, racconta che lei e il fratello erano a casa il 25 luglio, quando dei poliziotti sono arrivati e lo hanno gettato dalla finestra. Tuttavia, nel loro rapporto di servizio, gli agenti di polizia hanno scritto che Asib si è lanciato. Abbiamo suonato alla porta dell'appartamento. Ci è stato aperto, ma lui, come ci ha visto, è fuggito nella sua stanza, ha alzato la serranda e si è lanciato di sotto. Tuttavia, i quattro hanno fornito versioni diverse, discordanti tra loro. In una, Asib si sarebbe lanciato dopo essere stato identificato, mentre un'altra dice che si sarebbe lanciato dopo che gli agenti avevano lasciato l'appartamento. In ogni caso, gli agenti non avevano alcun mandato. Secondo la famiglia Omerovic, la conclusione è che è stata effettuata una sorta di spedizione punitiva contro Asib. Il motivo era la segnalazione di presunte molestie del disabile ad alcune ragazze di Prima Valle. Le voci dei vicini avrebbero portato gli agenti a intervenire. Tra le segnalazioni, ce n'è anche una su Facebook, scritta da Paola Camacci, madre di una delle giovani che avrebbero subito le molestie di Asib. La donna invitava a prendere provvedimenti contro di lui. È inoltre necessario stabilire se una delle presunte vittime di Asib sia una parente di uno degli agenti di polizia. Su quest'ultimo caso sta indagando l'ufficio del pubblico ministero, che ha formulato le accuse di tentato omicidio e falsificazione nei confronti dell'agente di polizia. Nel frattempo sono stati cambiati i dirigenti del commissariato di Prima Valle. Sono in corso esami medici per determinare se le gravi ferite di Asib siano state causate da una caduta o da un pestaggio da parte degli agenti. Sua sorella Sonita non si fa scrupoli al riguardo. Sostiene che ho sentito suonare e ho aperto la porta. Una donna con degli uomini vestiti normalmente sono entrati in casa. La donna ha chiuso la serranda della finestra del salone e hanno chiesto i documenti di Asib. Hanno fatto le foto. Lo hanno picchiato con il bastone. Asib è caduto e hanno iniziato a dargli calci. È scappato in camera sua e si è chiuso dentro. Loro hanno rotto la porta e gli hanno dato pugni e calci. Lo hanno preso dai piedi e lo hanno buttato giù. Dal 25 luglio la famiglia di Asib ha lasciato il quartiere Prima Valle, subito dopo il ferimento di Asib, e ha dormito in macchina fuori dal tribunale di Piazzale Clodio. I bambini sui sedili posteriori, mentre la madre Fatima e il padre Mehmed Alija su quelli anteriori. Dal 2019, dopo decenni trascorsi tra Tor di Valle, Tor de Cenci e La Barbuta, questa famiglia Rom era riuscita a ottenere un alloggio popolare a Prima Valle. Ma dopo i fatti del 25 luglio, ha avuto paura a rimanere nel quartiere, in un'area chiaramente ostile nei suoi confronti. Il Dipartimento per le Politiche Abitative del Comune di Roma ha sbloccato la procedura per il cambio di alloggio. Potrebbero avere un'altra casa, perché Asib ha bisogno di condizioni confortevoli per tornare a casa, così come sua sorella Sonita, anch'essa disabile. È difficile per questa famiglia guardare al futuro. Ma almeno ora c'è la speranza di un nuovo inizio.